Nome. Saskia. Nicolò. Soprannome. Ica. Nico. Quanti anni hai? 24. 29. Dove vivi? A Fuerteventura. A Fuerteventura. Perché hai creato il canale Nico Ica? Non l'ho creato io, l'ha creato Nico e io diciamo che ho cercato di mantenerlo coi piedi per terra, ma l'ho appoggiato da subito. Il canale Nico Ica nasce per bruciare sul colpo tutte quelle persone che qua hanno fatto robacce per anni alle Isole Canarie. Di cosa ti occupi? Sono commerciante e sono agente di viaggio. Sono un agente di viaggio, una guida turistica e insieme a mia moglie abbiamo un negozio. Hai figli? Sì. Ho un bimbo. Hai animali domestici? Sì, tre. Due cani e un gatto. Sposata. Felicemente sposato. Sono precisa, meticolosa e riflessiva. Sono una persona solare, mi piace molto farmi capire ed ecco perché un sacco di volte ci impiego 36 minuti solo per esprimere un concetto facilissimo. Mi piace ballare, cucinare. Mi piace molto il giardinaggio, mi piace molto anche fare piccole costruzioni edili. Non mi piace l'egoismo, la leggerezza e la criticità. Non mi piace la gelosia, l'ipocrisia, la falsità, insomma, chi non aiuta il prossimo. Il tuo piatto preferito? Pasta al pesto. Probabilmente ce ne sarebbero tanti altri, ma viva l'Italia, la pizza. Mare o montagna? Mare? Tutta la vita mare. Sei italiana? Sì, a Como. Italianissimo. Sono nato a Ponte San Pietro, a Bergamo. Sai cucinare? Sì. No. Quante lingue parli? Bene, benissimo, due e mezza. Italiano, bergamasco, comasco, milanese, spagnolo, un po' di inglese e un po' di francese. Dolce. Dolce. Caldo. Caldo. Correre o camminare? Camminare. Camminare. Dipendente o imprenditrice? Imprenditrice. Imprenditore, sempre e comunque. Carriera al primo posto, famiglia subito dietro. Famiglia. Sei permalosa? Tantissimo. No! Quanti iscritti si merita Nico Ica? Mille milioni. Tra i 20 e i 50.000. Festa tra amici e fin tranquilli a casa? Fin tranquilli a casa. Fin tranquillo a casa se lo posso godere con mia moglie. Diversamente, se tra solitudine e amici, scelgo gli amici. Sono più importanti le visualizzazioni o mi piace? E mi piace. Assolutamente i mi piace. Qualità o quantità? Qualità. Tutta la vita qualità. Genere musicale? Dance. Non ho un genere in particolare, diciamo che sono abbastanza truzzo. Probabilmente parlo troppo e tante volte non mi rendo neanche conto che la mia sincerità spesso e volentieri non viene percepita come un valore aggiunto. Sono permalosa. Sono permalosa e sono permalosa. Titolo di studio? Ragioneria. Perito ragioniere. Il tuo sogno nel cassetto? Viaggiare per il mondo. Mi piacerebbe creare una rendita automatica abbastanza importante dal non lavorare più e poter godere tutto il tempo a mia disposizione con la mia famiglia. Fra 5 anni mi vedo a Fuerteventura, magari con un'agenzia immobiliare. Viaggiando per il mondo. Fra 10 anni mi vedo sempre a Fuerteventura, ma probabilmente avremo già comprato anche in altri paesi dell'Unione Europea. Viaggiando per il mondo. Fra 20. Viaggiando per il mondo. Questo è un pochino più difficile da pronosticare, fare la seconda parte della vita ancor più serenamente della prima metà. Mi vedo magari con una bella auto cabrio e io e Ica a rigoderci tutti gli anni super mega giovanili che magari non ci siamo goduti ora. Frutto o verdura? Frutta. Frutta. Chi comanda dei due? Lui. Ma che domande sono? Chiaramente Ica. Chi cucina? Io. Lei, sempre lei. Il più disordinato dei due. Lui. Tutti e due. Il più preciso? Io. Mentalmente io. Il più loquace? Lui. Assolutamente io. Il più serio? Io. Lei. Il più simpatico? Lui. Lei dirà sicuramente me, penso di sì, anche se lei, diciamo, di tanto in tanto è simpatica. Il più nostalgico? Lui. Io. Il più sportivo? Tutte e due. Lei. Il più saggio? Io. Probabilmente io sono più lungimirante. Le Canarie sono davvero così belle? Sì. A me sinceramente piacciono molto e quando io parlo delle Canarie nei video che facciamo sono al 100% convinto di quello che sto dicendo, non è propaganda. Isola più bella? Fuerteventura. Chiaramente Fuerteventura. Credo che Nico Ica possa essere quel tipo di canale particolare, perché su 10 video magari 9 parla di cose che non ce ne frega nulla, ma poi c'è quel video in particolare. Perché diamo consigli spassionati e sono proprio quelli che avremmo voluto avere noi. Qualcosa di intelligente per farci pensare una volta in più, insomma, sulla nostra vita, la nostra situazione anche sentimentale certe volte, oltre che chiaramente quella economica. Abbiamo finito? Grazie mille, ragazzi. Un abbraccio a tutti. Ciao!